6 carrelli di spesa in meno all'anno con una perdita del potere d'acquisto generalizzata a cui si accompagna l'impennata dei mutui variabili. È la fotografia del ceto medio che viene fuori dalla terza indagine realizzata dall'Osservatorio Nazionale delle Famiglie e delle ACLI in collaborazione con il CAF ACLI e l'IREF. Questa mattina ne vogliamo parlare con Lidia Borsi, delegata delle ACLI nazionali alla famiglia. Buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, partiamo con una domanda generale. Lidia, in sostanza, le famiglie italiane come stanno? Ma guardi, le famiglie italiane non stanno benissimo, perché da una parte abbiamo 6 milioni di poveri estremi. A questi si aggiunge un ceto medio, più di 20 milioni di persone, che sono quelle oggetto un po' del nostro osservatorio dei redditi e delle famiglie, perché sono quelli che fanno una dichiarazione dei redditi. Analizzando questo panel di 600.000 famiglie, quindi non un campione di qualche migliaio, ma numeri veramente portentosi, e li abbiamo seguiti per 4 anni, noi possiamo veramente vedere come stanno queste famiglie. E quindi sicuramente i risultati, i riscontri di questo osservatorio sono veramente preoccupanti, sono dei campanelli di allarme, perché poi per noi queste 600.000 persone non sono solo numeri buoni per la statistica, ma sono le tante persone che ogni giorno, come ACLI, insieme ai nostri circoli, ai nostri servizi, ai nostri progetti di solidarietà, seguiamo ogni giorno, persone che quindi ci consegnano le loro speranze ma anche le loro paure, e non stanno molto bene, non stanno molto bene perché hanno perso potere d'acquisto, l'inflazione ha pesato molto, l'abbiamo chiamata con i nostri ricercatori IREF una tassa invisibile che ha eroso per il 79% di queste famiglie il loro reddito, il 21% ha guadagnato, quindi anche qui si conferma un po' quella forbice di diseguaglianze, poche persone che guadagnano, che stanno meglio, e molte persone che stanno peggio, ed è di questo che ci dobbiamo preoccupare. Per le ACLI fare una ricerca, fare un ascolto di questo tipo, avere un osservatorio permanente, vuole dire già la prima parte di un'azione politica. Per noi questa è un'azione politica e sociale, perché è poi da lì che bisogna partire per dare delle risposte sartoriali a questi bisogni che emergono. E da questi dati di bisogni ne emergono veramente tanti. Appunto, sui mutui c'è stata una batosta, più di 1.000 euro a famiglia. Un altro dato che fa un po' preoccupare è che nella precedente rilevazione il 7,9% delle famiglie era sceso in povertà, e qui sono aumentati di quasi 2 punti percentuali. Quindi una crisi che morde veramente tanto nelle famiglie. E ancora devo dire che poi abbiamo una situazione particolare per le donne, perché le donne sono quelle che pagano veramente di più, sono le donne quelle che pagano perché hanno un reddito più basso in partenza, sono quelle che hanno perso di più, quindi l'abbiamo chiamata con i nostri ricercatori IREF una doppia sottrazione. E poi over 70, quando parliamo delle donne over 70 sole, la solitudine che va a braccetto con la povertà, una donna è sei volte più povera di un uomo nella stessa età. Quindi parliamo di problemi, di tanti problemi che si intrecciano e che ci danno una spia di un paese che in qualche maniera arranca. E a questo osservatorio, questi dati, noi li abbiamo presentati alle principali forze politiche del paese qualche giorno fa, perché gli chiediamo degli interventi per le famiglie che siano strutturali, che siano integrate e integrali. Il primo tra tutti è
il lavoro dignitoso, il salario di dignità, come dice la nostra Costituzione. Quindi oggi abbiamo troppe persone che guadagnano troppo poco, quindi i cosiddetti working poor, quindi abbiamo i disoccupati e poi abbiamo quelli che lavorano e invece guadagnano troppo poco e non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi bisogna intervenire in primis su questo e i giovani e le donne sono tra le categorie più sofferenti da questo punto di vista. Poi sicuramente bisogna intervenire sui servizi. I servizi sono un'altra parte molto importante, i servizi di conciliazione, il sostegno alla natalità. Noi abbiamo un paese che veramente ha un inverno demografico enorme, lo sappiamo, e non è che l'assegno unico è stato sicuramente uno strumento importante, noi come Agli lo abbiamo sostenuto e lo abbiamo anche, diciamo, abbiamo fatto tanti emendamenti, abbiamo incontrato la ministra più volte per rappresentare le nostre criticità rispetto all'assegno unico, dove ci perdevano spesso proprio il ceto medio. Poi sull'assegno unico quest'anno abbiamo avuto veramente, come dire, il carico da 90, perché alla fine abbiamo scoperto che l'assegno unico quest'anno ha fatto reddito alle famiglie e si è cumulato nell'ISEE. Nell'ISEE. Quindi le famiglie hanno perso rispetto all'anno precedente e quindi questa è una cosa grave perché voi Certo. sapete che, e se i telespettatori non lo sanno, l'assegno unico viene assegnato anche in base a delle Certo. fasce ISEE e quindi la famiglia che l'anno scorso ha ricevuto l'assegno unico e quest'anno se lo ritrova nell'ISEE come cumulo e quindi quest'anno sale di fasce e perde somme, e a questo si aggiunge ad esempio il bonus mamme lavoratrici. Ci siamo accorti in questi giorni anche col Forum delle Famiglie, io faccio parte del direttivo nazionale, e lì ci siamo accorti pure che l'assegno, che anche il bonus mamme lavoratrici andrà a fare cumulo. Quindi a questo punto diventano veramente poche risorse per le famiglie. Ecco, questo cosa significa in termini concreti? Abbiamo parlato appunto di questa tassa invisibile derivante dall'inflazione, una perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie anche e soprattutto dopo il periodo difficile del Covid. Questi dettagli tecnici relativi anche alle somme dichiarate che contribuiscono appunto a rendere sempre più povere le famiglie in un certo qual senso. Ecco, ma di fronte a questa situazione, oltre agli interventi dal punto di vista delle leggi e dal punto di vista del governo, quali sono le rinunce che le famiglie, maggiori rinunce che le famiglie oggi fanno per far fronte a questa situazione? Guardi, una di quelle che abbiamo indagato è quella, ad esempio, dello sport per i figli, e scende diciamo questa voce è scesa molto, le detrazioni per lo sport, perché sicuramente le famiglie sono costrette a rinunciare a cose che oggi diventano un lusso, purtroppo, e non sono un lusso, perché noi sappiamo che mens sana in corpore sano è molto importante, cioè per la crescita integrale dei ragazzi in particolare, ma anche per la salute degli anziani e la vita attiva di tutte le persone, lo sport è molto importante. Invece si è dovuto rinunciare a questo, ma poi chiaramente le famiglie sono costrette a rinunciare a tante cose, ma a volte purtroppo non rinunciano e quindi si indebitano, quindi cresce l'indebitamento sui beni al consumo, magari. Dottoressa, lei ha anche accennato ovviamente al fenomeno dei working poor che colpisce in maniera molto più ampia le donne rispetto agli uomini, è un quadro, diciamo, anche questo da attenzionare. Lei ci ha parlato anche di suggerimenti che voi, assieme ovviamente anche ad altre istituzioni, avete voluto segnalare al governo, insomma, a chi prende le decisioni, come si suol dire. Nello specifico, che cosa avete proposto? Ma guardi, noi intanto proponiamo che la famiglia, partendo dal dettato costituzionale, venga riconosciuta come soggetto sociale nella sua interezza e quindi ci sia nel nostro paese delle politiche per la famiglia
che vadano oltre le politiche sociali riparatorie. Le politiche sociali riparatorie sono importanti, ma è fondamentale una politica per le famiglie che sostenga nell'insieme la famiglia, nella sua soggettività sociale, nei suoi progetti di procreazione e anche come zoccolo duro del paese. San Giovanni Paolo II diceva se sta bene la famiglia sta bene la società e quindi noi diciamo che gli interventi spot, tutti i bonus di cui sappiamo, sono sicuramente utili nell'emergenza, ma hanno il fiato corto, sono miopi, quindi poi è fondamentale invece delle politiche strutturali e strutturate che assumono la famiglia nel suo insieme e siano in grado di accompagnarla nelle varie fasi della vita, quando si ha un bambino piccolo, quando si ha una malattia purtroppo, quando si ha un problema. Ma le faccio proprio un esempio banale. L'assegno unico, che è uno strumento che aiuta, a 18 anni si dimezza e a 21 viene Viene eliminato. Ma eliminato. lei mi dica in quale famiglia un figlio a 18 anni non costa più? È l'età Certo. in cui costa di più, è l'età in cui tu lo vuoi mandare all'università. Quindi noi blocchiamo anche l'ascensore sociale. Quindi noi chiediamo politiche strutturali e strutturate, chiediamo la revisione dell'ISEE. Non è possibile che i BOT o i buoni non fanno cumulo, non fanno reddito nell'ISEE, non vengono contati e poi invece vengono contate tante altre cose che vanno a danneggiare le famiglie. Su questo devo dire che il governo ha aperto un tavolo sulla revisione dell'ISEE e noi con il nostro CAF, il nostro patronato, i nostri esperti, i nostri uffici studi stiamo proprio lavorando per non fare mancare le Certo. proposte. Allora, dottoressa, tra l'altro poi mi verrebbe da dire anche gli anziani sono i più penalizzati da questa situazione che in molte famiglie hanno sicuramente sostituito quello strumento di welfare che è lo Stato attraverso ovviamente quella che è la pensione o comunque altri redditi che comunque sono stati accumulati nel corso della vita lavorativa. Ma qui apriremo ovviamente un dibattito davvero lunghissimo. Io però purtroppo Assolutamente sì. La devo salutare perché siamo giunti al termine, del nostro spazio. Ovviamente restiamo a disposizione per qualsiasi tipo di informazione, anche perché queste sono tematiche che toccano inevitabilmente le corde della nostra società e anche dei nostri telespettatori che numerosissimi ci seguono. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ringraziamo la dottoressa Borzì, delegata ACLI Nazionali alla Famiglia. Dunque, Nicola, davvero uno spaccato interessante quello che abbiamo ascoltato da chi vive sul campo, potremmo dire, anche Certo. le situazioni legate appunto alla famiglia. Adesso però ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità perché abbiamo un altro ospite che ci attende.